non hai fatto. Aspetta. Qualcuno penso che sta cercando sempre di collegarsi, ma non so come fare. Vabbè, per iniziare, mettetevi seduti con le gambe incrociate e io mi siedo su una coperta perché così mi dà un po' di possibilità di allungare la schiena. Il mio quaderno, scusate. Ok. Quindi, ora facciamo un bel respiro profondo con il naso, lascialo andare. E mettiamo le mani sul cuore, chiudi gli occhi. E semplicemente ascolta il tuo respiro e con ogni espirazione magari lascialo andare dolcemente dalla bocca e senti proprio con la tua intenzione che stai lasciando andare qualsiasi cosa che non ti è utile. E con l'inspirazione porta dentro energia positiva, aria fresca e espirando, lascia andare quello che non ti serve. E ora facciamo anche proprio una piccola meditazione sulla compassione. E quindi con ogni espirazione mandiamo fuori amore, compassione, gratitudine per tutti gli esseri viventi. E quando inspiri, invece porti dentro tutto l'amore che viene dall'altro, sentiti amato. Così, con ogni espirazione mandi fuori tutto la tua compassione, il tuo amore al mondo e a tutti gli esseri, anche al pianeta stessa. E inspirando ricevi tutto l'amore di tutti quelli che stanno praticando con te ora e di tutto il resto del mondo. E ora piano piano porta le mani giù, apri gli occhi. E con un'espirazione, porta il braccio destro verso l'alto, allunga di verso sinistra. E ora inspirando, piegando il gomito, fiorisce il tuo cuore verso il cielo, ruotando leggermente, ritornando al centro. E espirando, alza il braccio sinistro, allunga di verso destra. E inspirando, piega il gomito, ruota, fiorisce il cuore verso il cielo e ritorna al centro. Ancora. Espirando per allungarti verso sinistra. E inspirando, piega il gomito, fiorisce il cuore verso il cielo. E espirando verso destra. E inspirando, galleggia il cuore verso l'alto. E ora inspira, allunga le gambe avanti, scuotere un pochino.
e cambi l'incrocio. Cerchi di camminare gli ischi un pochino indietro. E ora inspiriamo, allunga il braccio destro verso l'alto, espirando, ruota, piega, stonda avanti e srotola la schiena per tornare al centro. Inspirando, allungati verso destra, espirando, ruota, sfondando avanti e ritorno al centro. Ancora, inspira il braccio destro verso l'alto, espirando, stonda, lascia andare la testa e il collo e ritorna al centro. E inspira verso destra. E espirando, stonda la schiena davanti e allungati verso l'alto. E ora andiamo alle quattro zampe. Io metto una coperta sotto le mie ginocchia perché, come molti di voi sapete, sono un ginocchio un po' sensibile. Proviamo una posizione squadrata con i polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, ruota le spalle indietro, ritrova il tuo respiro. Se conosci l'ujjayi, fai l'ujjayi, se non lo conosci, cerca di inspirare sempre con il naso e se vuoi ogni tanto respirare dalla bocca puoi farlo e cerca soprattutto di sentirlo rilassato, profondo il tuo respiro, cerca di rallentarlo. E con la prossima ispirazione. Allunga, cuore avanti, testa e coda verso il cielo. Espirando, spingi il pavimento rotondo, la schiena lascia la testa. Ancora, inspirando, cuore avanti, testa e ischi verso il cielo. Espirando, spingi il pavimento, stonda la schiena. Ancora un paio di volte, inspirando, cuore avanti, testa e ischi verso il cielo. Espirando, spingi via, stonda. E andiamo avanti alla posizione del bambino. Guardate me che ci entra una malapena, però allunga gli ischi indietro verso i talloni. Allunga le braccia davanti, appoggia la fronte. Senti il respiro che riempie la tua schiena. E inspiriamo di nuovo quattro zampe, ruota le spalle indietro, punta le dita dei piedi di sotto e con un'espirazione spingere anche indietro verso l'alto, posizione del cane che guarda in giù, lascia le ginocchia un po' morbide. E ora con un'inspirazione alzi i talloni più che puoi e espirando, porta il tallone destro giù, piega il ginocchio sinistra. E inspira, allunga il tallone verso l'alto, espira, allunga il tallone sinistro indietro, piega il ginocchio destra. Ancora, inspira, alzi i talloni, espira, tallone destro giù, ginocchio sinistro si piega. Ancora, inspira, alzi i talloni, espira, tallone sinistro giù, ginocchio destro si piega. E ora, inspira, alzi i talloni, e espirando, porti i talloni verso il pavimento. Posizione del cane che guarda in giù, Adho Mukha Svanasana. E con un'espirazione appoggia le ginocchia, riposa nella posizione del bambino. Ok, e di nuovo, inspira avanti verso le quattro zampe. Ora andiamo alla posizione dell'asse, quindi squadra bene le spalle sopra i polsi e allunga le gambe indietro. E con la prossima espirazione, spingiti indietro, posizione del cane.
Inspirando, ruota le spalle indietro, allunga la testa in avanti, posizione dell'asse. Espirando, posizione del cane. Inspirando, ruota le spalle indietro, allunga la corona della testa in avanti, asse. Espira, posizione del cane. Ancora una volta, inspira, spalle rotano indietro, posizione dell'asse, espirando, posizione del cane. E ora l'ultima volta, inspirando davanti alla posizione dell'asse, guarda leggermente in avanti, se vuoi appoggia le ginocchia e con un'espirazione scendi piano piano giù, fino alla pancia, i gomiti si stringono ai fianchi, poggia la fronte. E facciamo un cobra progressivo, quindi partendo basso con un'inspirazione, tira le mani indietro per tirare il cuore in avanti, baby cobra. Espirando, scendi giù. E un po' più alto ogni volta, inspirando, tira il cuore in avanti. Espirando, scendi giù. Ancora. Inspira, cuore in avanti un po' più alto solo se vuoi. Espirando, scendi giù. E l'ultima volta, inspira, cuore in avanti, rimaniamo qui. Un ciclo di respiro. Cerca di sentire spazio tra le vertebre. Espirando, scendi giù. E punti di sotto le dita dei piedi e con un'espirazione. Spingiti indietro nella posizione del cane. Ora con un'inspirazione allunga la gamba destra indietro verso l'alto. E espirando, ginocchia alla fronte, gatto nella schiena, spalle vengono su più polsi, porti il piede destro tra le mani, appoggi il ginocchio a sinistra. E inspiriamo le braccia verso l'alto. Espira, porta le mani giù. Qui semmai possono essere utili i blocchi se vuoi. Inspira, allunga la gamba sinistra indietro. Rimaniamo qui, un ciclo di respiro. E con la prossima espirazione posa le mani a terra. Vai alla posizione del cane. E ancora. Inspira la gamba sinistra indietro verso l'alto, affonda il tallone destro e espirando, ginocchio alla fronte, gatto nella schiena, spalle sopra i polsi, poggi il piede sinistro tra le mani, appoggi il ginocchio destra e inspira le braccia verso l'alto. Espira, scendi le mani giù, mai puoi usare i blocchi. Inspira, allunga la gamba destra, allunga la corona della testa in avanti. E con un'espirazione sposta le mani a terra e vai alla posizione del cane. E facciamo qualche ciclo di respiro qui nella posizione del cane. E con la prossima espirazione piega le ginocchia, guarda in avanti e salta o cammini piedi in avanti verso le mani. Lascia andare la testa. Inspira, Ardha Uttanasana, mezzo piegamento in avanti, allunga la schiena. Espira, rilassa la testa giù, Uttanasana. Inspira, allunga la schiena. Spingi via il pavimento con i piedi, allarga le braccia verso l'alto. Espira, mani unite al cuore, andiamo Surya, mezzo diciamo sul tal sole e poi andiamo avanti. Inspira le braccia verso l'alto, espira, piegati in avanti sopra le gambe, lascia andare la testa, piega le ginocchia se hai bisogno. Inspira, allunga la schiena, mani vengono ai lati, non le stinchi, se non è scapolo sulla schiena. Espira, lascia la testa giù. Inspira, allunga la schiena, spingi il pavimento
con i piedi a largo, le braccia verso l'alto. Espira. Mani unite al cuore. Ora andiamo a Surya Namaskara. Inspira, le braccia verso l'alto. Espira, piegati in avanti sopra le gambe, sempre piegando le ginocchia se hai bisogno, lascia la testa. Inspira, Ardha Uttanasana. Tieni la schiena lunga, con un'espirazione appoggio le mani, lunga le gambe indietro, posizione dell'asse. Guarda in avanti con un'inspirazione, espirando, scende al pavimento, puoi sempre appoggiare le ginocchia se vuoi. Appoggia. E ora inspirando, cobra o cane che guarda in su, se lo conosci. Espirando, scendi giù. Espirando, sempre spingiti indietro alla posizione del cane. Collo lungo. Lavora con le gambe, allunghi i talloni verso il pavimento e gli ischi verso il cielo sulla diagonale. E cerchi di ruotare le spalle indietro. Espirando, piega le ginocchia, guarda in avanti, salto, cammini, piedi in avanti, Uttanasana, lascia andare la testa. Inspira, Ardha Uttanasana. Espira, Uttanasana, lascia andare la testa. Inspira, allunga la schiena, spingi via il pavimento con i piedi, allarga le braccia verso l'alto. Espira, mani al cuore, ancora. Inspira, le braccia verso l'alto. Espira, piegati in avanti, sopra le gambe, lascia andare la testa, Uttanasana. Inspira, allunga la schiena, Ardha Uttanasana, cerca di sentire quasi un piccolo cobra e espirando, mantieni l'appoggio delle mani, allunga le gambe indietro, posizione dell'asse, e con un'espirazione scende al pavimento. Inspirando, cobra o cane che guarda in su, se lo conosci. Espirando, cane che guarda in giù. E ora con un'inspirazione allunga la gamba indietro verso l'alto. E espirando, ginocchia viene alla fronte, atto nella schiena, porti il piede destro tra le mani, smile. Puoi usare i blocchi qui per facilitarti. E ora inspiriamo le braccia verso l'alto. Quindi ora abbiamo il tallone dietro alzato, le due gambe sono paralleli e hai distanza anche tra le due gambe, non sono allineate uno dietro l'altro. E ora con un'espirazione, porta le mani insieme al cuore. E se hai un blocco e preferisci, ora andiamo a fare una torsione, puoi anche semplicemente mettere la mano al blocco e ruotare, altrimenti se hai voglia di incastrare il gomito sinistra all'esterno del ginocchio destra, allunga la schiena, scapola giù sulla schiena, poi fai un pugno con la mano di sotto e ruota le costole destra indietro. Tieni il collo dove ti è comodo, quindi se vuoi guardare giù, guarda in giù, se eventualmente vuoi guardare insomma, dritto in avanti oppure verso l'alto, puoi farlo. E ora con un'espirazione, lascia le mani giù. E ci camminiamo verso sinistra, smai tieni un po' di peso con le mani e scivola il piede sinistra in giù. Se mai potrebbe essere più così la tua posizione, se riesci a portarle anche in giù, portale in giù. Senti la gamba che si sta allungando. E ora ritorniamo, ruota la gamba sinistra indietro, ritorna all'allungamento, appoggia le mani in terra, andiamo alla posizione del cane. E ora inspira la gamba sinistra indietro verso l'alto. E espirando, ginocchia alla fronte, gatto nella schiena, porti il piede sinistro tra le mani.
E di nuovo, inspira le braccia verso l'alto. Cerca di sentire lunghezza qui dietro nella zona lombare. Il coccige si sta allungando in avanti, la testa galleggia verso l'alto, la gamba dietro è attiva. E ora con un'espirazione unisce le mani al cuore e viene in avanti. Eventualmente usi il tuo blocco e fai questa torsione o se hai voglia. Incastra il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro, allunga nella schiena, se mai fai un pugno con la mano sotto. E con un'espirazione poi rilascia quello, porta le mani verso destra. Ora vi farò di, sarò di schiena. Io questo ginocchio lo piego meno, quindi vado poco giù, ma anche voi andate dove vi è accessibile. E uso le mani per prendere un po' di peso se hai bisogno. E ora di nuovo rotola la gamba dietro. Ritorna all'allungamento, usi pochi se hai bisogno. Schiena lunga. E con un'espirazione andiamo alla posizione del cane. Quindi abbiamo attivato, aperto abbastanza le gambe, usale ora per levare un po' di peso dalle braccia, per allungare sempre di più la schiena. Ritorna col respiro. E con un'espirazione piego le ginocchia, guardo in avanti e salto, cammino i piedi in avanti verso le mani. Uttanasana. Inspira, arco Uttanasana, scapole sulla schiena. Espira, Uttanasana. Inspira, allunga la schiena, allarga le braccia verso l'alto. Espira. Mani dietro il cuore. E Surya Namaskar B, come un'inspirazione, piega le ginocchia, allunga le braccia verso l'alto, Utkatasana, espira, lasciati giù sopra le gambe, Uttanasana, inspira, Ardha Uttanasana, espira, posizione dell'asse, guarda in avanti, espirando, scendi al pavimento anche con le ginocchia appoggiate, se hai bisogno. Cobra o cane che guardi in su, come ti senti meglio per il tuo corpo. Espirando, cane che guardi in giù. E con un'inspirazione allunga di nuovo la gamba destra indietro verso l'alto. Espirando, ginocchia alla fronte, gatto nella schiena, piede destro tra le mani, appoggi il tallone sinistro. Anche qui distanza anche tra i piedi. E inspira le braccia verso l'alto, warrior uno. Espira, scendi subito. E se mai se vuoi riposare qui e saltare questo passaggio, puoi farlo. Se vuoi continuare, inspira, posizione dell'asse. Espira, scendi giù. Inspirando, posizione del cane che guarda in su. Espirando, cane che guarda in giù. Inspira, lunga la gamba sinistra, indietro verso l'alto. Espira, ginocchia alla fronte, gatto nella schiena, piede sinistro tra le mani, tallone destro si appoggia. Inspira, ginocchio sinistro e sopra che via, braccia verso l'alto. Espira, scendi giù. E o riposa oppure inspirando posizione dell'asse, espirando scendi al pavimento. Inspira, cobra o cane che guarda in su. Espirando, cane che guarda in giù. Cinque cicli di respiro qui nel cane. E con la prossima espirazione piega le ginocchia, guarda in avanti, salto, cammini, piede avanti. Uttanasana, inspira, Ardha Uttanasana, espira, Ardha Uttanasana,
E Utkatasana, siediti indietro con un'inspirazione. Stendi le gambe, espirando, mani dentro al cuore. Ok. Ora, stando sempre orientati così, io mi giro così mi vedete meglio. Portiamo il piede destro dritto indietro. E quindi i blocchi sono sempre a portata di mano, piedi sono a distanza anche. Andiamo a Parsvottanasana, che ora attenti al ginocchio in avanti, cerca di non incassarlo indietro, quindi affonda bene la base dell'alice sinistra, scusa destra, vostra, però sinistra, e cerca di non tenere, semmai di piegare leggermente il ginocchio, non lasciarlo incassare. Ok, e ora con un'espirazione. Tieni le mani sulle anche, senti che le anche rimangono squadrate, allungati in avanti. Usando i blocchi se hai bisogno. E se mai lasciati andare sopra la gamba, ma tieni il ginocchio un pochino piegato se hai bisogno. E ora con un'inspirazione, di nuovo allunga la schiena. E ora piega il ginocchio in avanti, porta le mani con i blocchi o i libri, quello che hai, un po' in avanti. Semmai se hai un libro un po' basso, vai sulle punte delle dita e avvicina il piede destro. E ora cerca di sentire gli addominali che lavorano, allunga il tallone destro indietro per salire con la gamba e cerca di stendere la gamba sinistra. Se vuoi provare a mettere le mani sulle anche o anche allungarle in avanti. E poi portiamo le braccia giù e porti il piede destro giù accanto alla sinistra e lasciati giù sopra le gambe. E affondi i piedi. E srotola la schiena su piano piano. Usa le gambe per portare la schiena su. Non dovresti sentire caricato la schiena lombare. E cambiamo lato. Quindi allunga la gamba sinistra indietro. Appoggi il tallone. Sempre qui. Se il piede dietro fosse la lancetta dell'orologio, dovresti segnare tipo i 11. E stendi la gamba davanti, però sempre facendo attenzione di non collassare nel ginocchio. Affonda bene la base dell'ance e senti che magari porta la rotola verso la coscia, cerca di sentire che la gamba è attiva. E allunga la schiena e con un'espirazione inizia a piegarti in avanti, anche rimangono squadrate. E se mai prendi i tuoi blocchi, se ce li vivi in terra, c'è puoi anche mettere le mani in terra, lascia andare la testa, piega il ginocchio davanti, se hai bisogno, se è troppo carica la gamba dietro. E di nuovo, inspira, allunga la schiena, ora prendi i blocchi, vivo i libri, insomma, piega il ginocchio destra. Porti i blocchi un po' avanti, avvicina il piede sinistro dietro e scapola giù sulla schiena. Inizia ad allungare il tallone dietro per salire con la gamba, cercando di arrivare, diciamo, in una linea lunga della testa fino al piede. Eventualmente stendi la gamba davanti, la gamba di sotto, eventualmente mani sulle anche o sopra la testa, io sono Ora porta le mani di nuovo giù se le hai tolte e porta la gamba sinistra giù accanto alla destra e rilassati giù. Uttanasana. E di nuovo con un'espirazione affondi i piedi e usa le gambe per srotolare la schiena su una vertebra alla volta. Testa arriva per ultimo.
E ora allargo le gambe e io vi specchio. Apriamo il piede sinistro in modo che il bordo interno del piede parallelo al bordo lungo del tappeto e scivola il tallone dietro, un po' indietro. Cerca di squadrare le anche sulla stessa linea orizzontale. E ora inspiriamo le braccia verso l'alto, alza il tallone davanti. E espirando, pieghi il ginocchio col tallone alzato e appoggi il tallone. Ancora, inspira, alza le braccia, alza il tallone. Espira, pieghi il ginocchio, spalle rilassate e appoggi il tallone. Attiva bene la gamba dietro, ancora una volta. Inspira, alza il tallone. Espira, pieghi il ginocchio, appoggi il tallone. Ora inspira e con un'espirazione appoggiamo l'avambraccio sulla coscia, allunga il braccio sinistro verso l'alto e allungalo poi sopra la testa. E ora con un'espirazione porta il braccio sinistro verso il cielo e espirando stendi la gamba destra e allunga l'anca destra indietro, la mano va alla gamba oppure in terra e cerchi di allungare il lato sotto della vita. Ora porta il braccio sopra la testa e lascia il tempo andare, senti che ti pieghi lateralmente, magari cerchi di ruotare le costole sinistra verso l'alto. E ora inspira di nuovo braccio verso l'alto e con un'espirazione spingi il pavimento per i piedi, allunga il braccio sinistro verso l'alto. Portiamo i piedi paralleli, inspira, allunga il cuore verso l'alto, espira, piegati in avanti, stai un po' sull'avampiede, non andare tutto indietro sui talloni, ginocchia morbide, lascia andare le braccia, lascia andare la testa, inspira, allunga la schiena, vieni smesso il punto delle dita. Espira, mani sulle anche, scapole sulla schiena e con un'inspirazione spingimi i piedi in direzione opposta, allunga la schiena verso l'alto e cambiamo lato, apri il braccio del piede sinistro e allunga indietro il tallone destro, anche squadrate, inspira le braccia verso l'alto, alza il tallone sinistro, espira, piega il ginocchio e appoggi il tallone. Ancora, inspira le braccia verso l'alto, alza il tallone sinistro, espira, manda il piede destro verso destro, poi appoggia il tallone sinistro l'ultima volta, inspira verso l'alto, alza il tallone, espira, ma guarda sopra la mano sinistra, ma attiva la gamba destra ancora più dietro, appoggia il tallone sinistro. La prossima espirazione, allunga il lato sinistro della vita, appoggia l'avambraccio, cerca di fare una linea lunga dalla colonna della testa fino al piede, allunga poi braccio destro sopra la testa, scapole giù sulla schiena e con un'espirazione stendi la gamba sinistra, allunga il lato sinistro della vita, la mano va sulla gamba. Cerca di sentire una linea lunga dalla mano all'altro. E poi allunga il braccio destro sopra la testa e lasciati un po' piegare. Inspira il braccio destro verso il cielo e espirando spingi il pavimento con i piedi e torna su. Piedi paralleli. Piccolo salto per venire al centro. E ora, la Tadasana, posizione della montagna, srotoliamo in giù, piano piano, quando sei pronta, piega la testa in avanti, senti la schiena che srotola giù. Poi piega le ginocchia, porta il sedere giù verso i talloni, lascia i talloni a salire, fai una palla.
E poi porta le mani indietro e ti siedi. E andiamo a fare l'ultimissima posizione del ponte. Quindi guardate che i piedi sono paralleli di stanza anche, quindi i talloni sono più o meno allineati con le ossa del sedere rischi. E ti allunghi giù con la schiena. Piega le braccia con le dita puntate verso l'alto. Ritorna al tuo respiro. E con un'inspirazione affondi i piedi, allunghi il coccige verso l'alto. Quando sei arrivata a metà, cammina le braccia un po' sotto. Cerca di trovare la parte posteriore delle braccia. E poi se ce la fai, intreccia le mani sotto la schiena. Se non ce la fai, prendi l'abito del tappeto e magari tira un pochino. E poi spingi con le parti superiori delle braccia, le teste delle spalle contro il pavimento. E allunghi il coccige verso l'alto, verso le ginocchia si allungano in avanti. Cerca di non spingere con la testa contro il pavimento. Senti il mento che si libera un po' dallo sterno. E cerca di creare spazio, inspirando, allarga le costole. Ora alzi i talloni, alzi le braccia dritto verso il cielo e espirando srotola la schiena giù. Appoggia i talloni quando il bacino è giù, appoggia le braccia e abbraccia le ginocchia al petto, scodinzola un po' la coda. E porta il piede sinistro giù e la caviglia destra sul ginocchio sinistra. E con un'espirazione porta, stacca il piede sinistro dal pavimento, infila la mano destra tra le gambe e prendi dietro la coscia sinistra. E cerca di ammorbidire, di magari mandare il tuo respiro nei punti dove senti magari tirare, cerchi di ammorbidire. Senti il tuo respiro che inizia a normalizzarsi, a riapprofondirsi. E ora lascia andare la presa della coscia, riappoggi il piede sinistro, ma tieni la caviglia destra sul ginocchio, apri le braccia a lati e tenendo il piede sinistro ancorato in terra, ruota il piede sinistro sul bordo laterale, portando la gamba sinistra a terra, la pianta del piede destro a terra. Se non arrivi bene con la pianta del piede destro a terra, puoi appoggiarlo sopra la gamba sinistra. E poi più energeticamente che facendo un'azione forte, immagina che la parte esterna, diciamo, della tua anca destra si sta un po' allungando giù verso la parte davanti del tuo tappeto. E lascia il ginocchio destra, se mai, a rilassarsi verso il pavimento. Magari non va tanto, però cerca di rilassarlo. Poi dolcemente lascia che la testa rotta un po' a destra, un po' a sinistra, senti il collo molto rilassato. E inspirando, allunga la schiena, riporta le gambe al centro e appoggi il piede destro accanto alla sinistra. E espirando, stacca il piede sinistro, appoggia la caviglia sinistra sul ginocchio destro. Cerca di squadrare le anche, nota che quando fai appoggi la caviglia che tutto il lato destro della vita non si arriccia. Cerca di allungare bene i due lati della vita e non spingere aperto il ginocchio. E poi espirando, stacca il piede destro, infila la mano sinistra tra le gambe e prendi dietro la coscia destra. E rilassa le gambe. Cerca di rilassare le gambe più che puoi, di
se mai portarli più vicino con le braccia, ma sempre morbidamente. Fare qualche movimento, farlo sempre cercando di ammorbidire di più la posizione e lascia andare la presa, riappoggia il piede destro sul pavimento, lascia la caviglia del sinistro sul ginocchio destro, apri le braccia ai lati e sempre il piede destro rimane in posizione. Semplicemente ruota sul bordo laterale, la gamba destra va verso il pavimento e la pianta del piede sinistro va verso il pavimento, appunto sempre se non ci arriva bene, magari i due lati possono essere molto, molto diversi tra loro, puoi sempre appoggiare la pianta del piede sinistro sulla gamba destra e allunga dolcemente senza sforzi. Immagina che la parte esterna dell'anca sinistra si allunga verso i piedi, verso la parte davanti del tappeto. E anche qui dolcemente rotola la testa da una parte all'altra. E inspirando, allunga la schiena, riporta le gambe al centro. E espirando appoggio il piede sinistro accanto alla destra e magari fai l'ultima bracciatina delle ginocchia, se te, andiamo verso Shavasana per il rilassamento finale, quindi sai, senti di dovervi fare insomma un ultimo movimento, fallo e poi andiamo verso Shavasana, quindi allunga le gambe sul tappeto. Lascia che siano un po' allargate, non appiccicate, lascia che proprio puff, rotano esternamente. Poi apri le braccia con i palmi rivolti verso l'alto, anche loro leggermente staccate dal corpo. Se cerchi di metterti comoda, se senti magari che il fondo schiena è un po' in tensione, se hai il tuo cuscino, una coperta, qualcosa da mettere sotto le ginocchia, tipo così. Può essere molto, molto, molto comodo. Allenta un po' la tensione sulla schiena. O se vuoi mettere qualcosa sotto la testa, mettetevi comodi. E ora facciamo un ultimo respiro profondo con il naso. E lascialo andare dalla bocca. E cercando di abbandonare tutto il corpo e tutti gli sforzi, anche lo sforzo di rilassarti, lascia andare tutto.
piano piano inizia a sentire il tuo respiro che si riapprofondisce, che porta movimento nel tuo corpo. Senti il tuo corpo che si rianima, magari porta il movimento nelle dita delle mani, nelle dita dei piedi. Poi dolcemente rotati su un fianco e fai un bel respiro, magari anche due lì. Una volta che sei pronta, spingiti verso una posizione seduta comoda. Occhi chiusi, ascolta tutte le sensazioni del tuo corpo, tutti gli echi del lavoro che abbiamo fatto. E poi portiamo le mani insieme al cuore, Anjali Mudra. E piano piano apri gli occhi. Namaste. Ora vi rimetto l'audio prima di andare via tutti. Ok, è andata. Come è andata? Bene.